Sono 100.000 i potenziali clienti che da Linate a Roma viaggiano normalmente nel periodo estivo, quindi tra fine luglio e ottobre. Noi contiamo di intercettare buona parte di questa domanda grazie anche all'implementazione di molti servizi, primo tra tutti il numero dei treni che fermano qui a Rogoreto. Siamo passati da 36, arriveremo a 50, con un incremento poi nella seconda parte, la parte finale dell'anno. Poi tutti i servizi che sono collegati all'esperienza di viaggio dell'alta velocità, quindi sale, aree lounge più performanti, con aree con ampi spazi, servizi di security, servizi di customer care dedicati, ma soprattutto anche servizi di parcheggio, visto che la mobilità è gran parte concentrata sui trasporti, sui mezzi del trasporto pubblico locale, anche per le auto abbiamo creato uno spazio fisico che permetterà a chiunque voglia raggiungere la stazione Rogoreto di parcheggiare la propria auto in maniera sicura e soprattutto anche a bassi costi e in maniera integrata col biglietto di viaggio. Ma se vogliamo che Rogoredo diventi effettivamente un'hub utilizzata sempre di più e in cui quelle tante imprese, tra cui avete ricordato giustamente Sky che dà tanto lavoro in questo territorio, possano pacificamente e in sicurezza poter usufruire di questa grande opportunità e sostenibile possibilità di spostarsi, bisogna certamente intervenire con maggiore forza e con maggiore aiuto di chi oggi purtroppo ha ancora troppa paura ad abitare e venire a lavorare qua. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, ricordare il vice sindaco, io ho 46 anni, mi piacerebbe che Rogoredo tornasse per i nostri figli a essere nel immaginario collettivo quella che ci ha lasciato Enzo Iannacci, andava a Rogoredo e cercava i Sodanè, girava per Rogoredo e il Vusava Menstrasché, quindi cercava soldi, non cercava droga, quindi dovremmo riuscire a tornare a questo, è importante muoversi velocemente, rapidamente.